Buonasera a tutti e benvenuti su Libri Oltre. Siamo qui con Irina Gruscia Passamai e Christian Rocca. Il pubblico di Libri Oltre conosce già Irina per i suoi molti altri interventi su Libri Oltre. È scrittrice, insegna lingua e letteratura ucraina all'Università Cattolica di Milano e contribuisce regolarmente all'inchiesta di cui Christian è direttore editoriale. E ci raggiungono questa sera per parlare di quello che è un numero speciale dell'inchiesta magazine, che si chiama Omaggio all'Ucraina. È un numero speciale interamente realizzato, scritto, disegnato, fotografato da autori, scrittori, intellettuali, registi, fotografi ucraini. Nel corso di questa serata, appunto, ci presenteranno questo numero speciale che ora potete trovare in Italia o anche online. E parleremo di alcuni dei singoli testi, dei singoli contributi all'interno del numero e un po' in generale di cosa significhi parlare di Ucraina nel contesto italiano. Però prima di tutto direi, volevo chiedervi un po' come è nato questo numero, da dove è venuta l'idea, come si è sviluppata questa collaborazione, come sono stati scelti i contenuti e qual era nella vostra idea la finalità anche culturale del numero. Vado io in quanto direttore, che dite? Va bene. Allora, diciamo, l'idea ovviamente è una delle conseguenze di quello che è successo il 24 febbraio di quest'anno, quando la Russia ha invaso e aggredito e bombardato l'Ucraina. Lì abbiamo cominciato come l'inchiesta, diciamo, a raccontare quello che stava succedendo, raccontandolo nel modo più preciso possibile, commentarlo nel modo più preciso possibile, cioè che appunto questa è stata un'aggressione illegale e illegittima della Russia nei confronti di uno Stato sovrano, indipendente e liberale. A un certo punto abbiamo organizzato insieme a Repubblica, come inchiesta, insieme a Repubblica, insieme ad Andrea Ruth Chammat del Teatro Franco Parenti, abbiamo organizzato una serata intitolata per l'Ucraina e per l'Europa, subito dopo sostanzialmente dell'invasione. E nell'avvicinarsi a questa prima giornata che abbiamo fatto al Teatro Parenti, molto seguita sia online che dal vivo, io ho cominciato a cercare in giro un po' di informazioni su possibili contributors che sapessero parlare perlomeno l'inglese in Italia, che conoscessero la situazione ucraina. A un certo punto su Twitter sono incappato in Yarina Gruscia Possamai, ho visto che era una professoressa all'università di lingua e letteratura ucraina, e allora l'ho chiamata così, ci siamo mandati prima un messaggio su Twitter, e lì diciamo, lei è stata una delle protagoniste di questa serata, e da quel momento, in realtà un poco prima, ha cominciato a collaborare con l'inchiesta. E ci ha dato, ma anche a me personalmente, una luce diversa rispetto alle cose che si leggevano anche sui grandi giornali internazionali. Perché parlare con una scrittrice, con un intellettuale che conosce bene, oltre che il suo paese, anche il nostro, ha aperto, diciamo, ha dato una luce diversa sulle cose che stavano succedendo. Quindi Yarina ha cominciato a scrivere molto per noi, a raccontare anche, diciamo, la sua storia personale che si mescolava con quello che stava succedendo sul campo in Ucraina. E allora lì a un certo punto abbiamo pensato di fare un omaggio all'Ucraina sotto forma di magazine scritti su carta stampata. E lì la cosa che volevo fare non era semplicemente come dire, un racconto, che quello lo facciamo quotidianamente, su quello che sta succedendo in quel paese, in quella zona dell'Europa. Ma ho chiesto a Yarina, e poi è veramente tutto merito suo quello che c'è dentro questo numero, di individuare degli intellettuali,
degli scrittori, dei registi, anche gli stessi grafici che hanno disegnato la copertina. Abbiamo scelto anche un fotografo che ha fatto un bellissimo servizio fotografico e quindi abbiamo coinvolto delle persone fuori dai giri normali, anche dei grandi quotidiani internazionali. E diciamo questa polifonia di voci ucraine, secondo me, ha reso questo numero davvero straordinario. Io l'ho anche scritto a un certo punto su Twitter e l'ho detto anche a Iarina. Questa è veramente una delle cose più belle che io abbia. Me lo dico da me stesso, me lo dico io stesso, quindi diciamo, vale quello che vale, però è veramente una delle cose migliori che ho fatto professionalmente, perché la profondità di questi interventi che spero leggerete è veramente incredibile. Io l'altro giorno mi sono riletto di seguito gli articoli proprio su carta, che ovviamente li avevo letti prima quando erano arrivati e quando Iarina li aveva tradotti, ma leggerli tutti di seguito è stato veramente commovente, per me che li avevo già letti, quindi figuriamoci. E quindi è davvero una cosa speciale e l'idea di, adesso chiudo, l'idea di intitolarlo Omaggio all'Ucraina era semplicemente quella di ricordare Omaggio alla Catalogna di George Orwell, dove George Orwell, nelle prime pagine del suo reportage, romanzo durante la guerra civile spagnola, descrive questa febbricitante voglia di libertà e di indipendenza che c'era tra le strade della popolazione, o anche a quella più umile di Barcellona, e abbiamo immaginato che questa stessa febbre di indipendenza, voglia di libertà, ci sia oggi. Nel popolo ucraino, che è un popolo che ho cominciato a conoscere a causa della guerra, è davvero un esempio eclatante, straordinario, ammirevole di popolo che lotta per la propria libertà, per la propria indipendenza e facendo questo lotta anche per la nostra indipendenza e per la nostra libertà. E per cui mi è sembrato giusto fare questo omaggio agli ucraini. Io potrei aggiungere qualcosa, infatti, quando ne abbiamo parlato per la prima volta, poi Christian aveva detto che mi aveva dato quest'idea di avere una mappa dell'Ucraina, no? Delle voci diverse, e da lì ho pensato proprio di dare la voce a qualcuno di Crimea e a chi meglio se non Nariman Aliyev, che è un regista giovane che ha presentato anche il suo film qualche anno fa a Cannes Film Festival. Poi infatti pensando a Donbass è arrivata proprio l'idea di Olena Stiashkina, che aveva già scritto un po' qualche diario anche per Deutsche Welle, quindi insomma poi altre idee sono arrivate man mano, però questa idea un po' di coinvolgere quei territori che anche in Italia vengono presi dal punto di vista errato e presentare proprio la voce delle persone che ci abitano e poi non solo persone qualsiasi, ma proprio intellettuali, ha fatto insomma piano piano nascere tutto e sviluppare tutto il contenuto che c'è dentro la rivista. Grazie. E proprio su questo tema di cui appena parlavi dei vari contributi, dei vari autori che hanno contribuito, prima poi di sviluppare ulteriormente il discorso, sarebbe magari interessante fare proprio una lista di chi sono i vari autori di cui parliamo, di che temi parlano, e poi li approfondiremo uno a uno nel corso della serata. Chi Vai tu, parte? Irina, vai tu, vai tu. Allora, per quanto riguarda la copertina, perché iniziamo con la copertina, avevo proposto un po' di designer che conosco in Ucraina e poi sono stati scelti gli Agrafka Studio che si trovano a Lviv, a Leopoli, e non sono proprio delle persone sconosciute al pubblico italiano perché nel 2018 hanno vinto Ragazzi Award a Bologna Children's Book Fair e poi nel 2020 hanno vinto anche il premio. La medaglia d'oro del premio European Design. E poi anche i loro libri comunque vengono pubblicati in Italia, però hanno una veramente
non so, rappresentare visualmente l'idea molto forte che aveva coinvolto, era piaciuta, ma oltre la copertina, che è un quadro di per sé, loro hanno anche sviluppato, e faccio vedere solo un'anteprima, una timeline della storia, cioè la resistenza secolare dell'Ucraina alla Russia. Quindi c'è, se anche... posso aggiungere una cosa su questo, Iarina, perché su questa timeline c'è una cosa secondo me divertente. L'unico, diciamo, intervento italiano in questa lunghissima parte del magazine dedicata all'Ucraina è di un nostro redattore, Guido De Franceschi, che ha fatto questa timeline. Questa timeline è talmente approfondita, talmente lunga, talmente dettagliata che la stessa Iarina a un certo punto ha detto: ma siete sicuri di voler raccontare così nel dettaglio queste cose qui? E siccome Guido è un personaggio, cioè, molto preciso, è molto interessato alle cose che fa, lui stesso ha risposto a me, poi io ho detto anche a Iarina, cioè no, se dovessimo fare una timeline come quelle che si leggono sugli altri giornali italiani, cosa è successo dal 24 febbraio in poi o da qualche anno prima in poi, sarebbe totalmente inutile. Se la facciamo, la facciamo bene. È venuta una roba che è una specie di compendio veramente della storia plurisecolare tra la Russia e l'Ucraina. Ovviamente ci siamo molto basati su testi, non su Wikipedia, ecco, ma su testi importanti, soprattutto quelli di Anna Applebaum, però insomma, ci tenevo a specificare che anche questi aspetti, diciamo, redazionali sono curati veramente nel minimo dettaglio e danno un sacco di informazioni veramente poco conosciute, e poi sono, come dire, arricchite da queste straordinarie illustrazioni dei due designer ucraini. Infatti parte nel 882, quindi buona fortuna per chi legge. Poi comunque, per quanto riguarda la parte delle foto, quella è stata l'idea comunque di Christian, di coinvolgere Stanislav Senek, che poi mentre Guido aveva intervistato Stanislav, abbiamo scoperto che lui, prima di diventare un fotografo, era un atleta, che sì, e anche aveva vinto delle medaglie agli europei, qualcosa del genere. E ha anche una foto con il presidente Zelensky, che l'aveva premiato, quindi anche qui c'è una storia dietro interessante. Comunque Stanislav Senek ha condiviso con l'inchiesta questa sua photoshoot che lui aveva fatto a Chernihiv ai ragazzi che dovevano avere la festa di maturità. Invece, rientrando a Chernihiv e trovando la città quasi tutta rasa al suolo, trovano anche le scuole tutte bombardate, ma secondo lui voleva che questi ragazzi non fossero le vittime di questa storia, ma gli eroi di questa storia, e quindi, diventando gli eroi all'interno di una foto, di un fotoset, gli ha regalato, reso magari l'omaggio anche di avere questo minimo di festa di maturità, di laurea, di maturità. Ah, altri contenuti. Gli altri. Vado sempre io. Beh, allora, c'è il più importante intellettuale contemporaneo ucraino, Yermak Molenko. Sì. Ah, vai. Vedi che l'hai pronunciata bene. Sì, infatti è stata una cosa a quale io personalmente, ma forse poi avevo anche conteggiato tutti gli altri, ci tenevo molto di coinvolgere Volodymyr Yermolenko, perché oltre a adesso, anche in questo momento, anche da febbraio, lui non era sfollato, e con la sua moglie, che è un'altra intellettuale, una traduttrice del francese, una ricercatrice della letteratura francese, europea, oltre di portare gli aiuti umanitari e aiutare le persone, loro comunque registravano i podcast e cercavano di dare qualche forma a questa realtà in qualche maniera, e quindi diciamo che dava quegli input sempre per andare avanti. E quindi se vogliamo parlare del filosofo della guerra adesso in Ucraina, il nome è sicuramente Volodymyr Yermolenko, e quindi siamo stati molto fortunati ad andare lì a prenderlo e non mollarlo fino all'ultimo. Sì, su quel tema vorrei poi anche consigliare a chiunque, a tutti quelli che ci seguono, Volodymyr Yermolenko ha anche un ottimo podcast che si chiama
Ukraine World, è in lingua inglese, lo potete ascoltare, fanno una puntata quasi ogni giorno ed è davvero estremamente interessante, estremamente informativo, quindi è caldamente raccomandato a chiunque sia interessato. Poi abbiamo coinvolto anche il direttore di Ukrainian Institute, perché è fondamentale comunque scoprire e sapere che in Ucraina c'è un'istituzione che si occupa di cultura ucraina, di promuovere cultura ucraina all'estero, e che stanno davvero facendo un lavoro interessante. Mi sembra strano che in Italia ancora non è stato diffuso il loro lavoro, che le persone che si occupano dell'Ucraina non vanno proprio a informarsi lì, perché loro producono dei materiali importanti anche in lingua inglese, quindi anche dare la voce al direttore dell'Istituto di Cultura, che era partito con la sua esperienza personale e poi ci ha raccontato proprio del fatto di trovare tutta la cultura ucraina sotto una minaccia di essere proprio eliminata e rasa al suolo, è stato davvero un contributo importante per il magazine. E si chiama Volodymyr Sheikho. Perché ecco, dovete sapere che tutti gli ucraini si chiamano tutti Volodymyr, Zelensky, Yermolenko, Sheikho, si chiamano tutti Volodymyr. Così. Infatti è stato questo anche l'altro criterio per scegliere, no? Il nome. Il nome. E poi abbiamo le voci femminili, dai, non siamo. Quindi c'è il contributo di Olena Stiashkina. Infatti la cosa più forse interessante una chicca su Olena Stiashkina, che lei nel 2014 era sfollata da Donetsk, dove ha lasciato la sua casa, dove ha lasciato la cattedra, dove insegnava storia, e si era trasferita a Kiev, ma nel 22 da Kiev non ha più voluto andare via e quindi è rimasta in città e ha detto che non riusciva a scrivere, non riusciva a scrivere una cosa, una riflessione letteraria, ma riusciva a scrivere i diari. Infatti poi, quando ne abbiamo parlato cosa poteva fare per l'inchiesta, lei ci ha proprio condiviso le pagine del diario, che erano proprio il diario in diretta. Quindi, e secondo me di tutti è il pezzo emotivamente, dopo quello di Iarina naturalmente, però diciamo, parliamo degli assenti, è il pezzo emotivamente con un impatto più forte, veramente incredibile. E poi l'ultimo da presentare, spero di non aver perso nessuno, infatti io oggi calcolavo le riviste che dovevo mettere in valigia e stavo pensando che se sono quelli, se sono tutte. Allora, Caterina Zarembo, che mi aveva inviato il suo libro che esce adesso in Ucraina, ed è un libro in ucraino che disfa tutto il mito del Donbass russo, russofono, e lei aveva fatto questa ricerca ancora prima dell'inizio di guerra, una ricerca interessante, fondamentale, e ci ha proprio in poche righe ha disfatto un po' il mito del russo, del sovietico, del Donbass, e ha raccontato del Donbass ucraino, che è anche importante, soprattutto importante in anche se lei racconta che avete l'unica cosa che avete accettato di fatto dell'era sovietica rispetto al Donbass è il nome, perché Donbass significa bacino del Donetsk ed è un acronimo sovietico. Sì, infatti quella zona. Poi infatti in Ucraina adesso, cioè prima del 24 di febbraio, quando si parlava delle zone occupate dall'esercito russo, non si parlava del Donbass, perché loro comunque non erano presenti in tutta quella zona lì. E proprio avevamo questo acronimo che è intraducibile in Italia, Ordolo, che erano tipo le regioni diverse, alcune regioni di zona, cioè delle regioni di Donetsk e Luhansk. Qualcosa, infatti, perché non è, e vedo anche tanti giornalisti italiani sbagliano tra Donetsk e Donbass, tra la regione di Donetsk e Donbass, e quindi forse riusciranno a mettere le idee a posto. No, se posso dire una cosa su questo, che poi credo che anticipi anche i temi che faremo più avanti, spesso sui giornali italiani c'è intervistato, io l'ho scritto nel mio editoriale, viene intervistato il leader indipendentista della sedicente Repubblica Indipendente di Donetsk o di Donetsk, che si chiama Pashavin, se non ricordo male. Puslin, scusa, non mi ricordo. Viene intervistato come un leader
viene spesso descritto come uno che, perché lui lo dice lui, che non ha nessun rapporto con il Cremlino, per far vedere che è appunto un leader veramente ucraino, nato lì e che vuole l'annessione alla Russia, quando in realtà è un deputato alla Duma di Mosca per il partito più unico che raro di Putin, che si chiama Russia Unita. E quindi questa è una delle tante bugie che per sciatteria, per errore ideologico, per semplicemente ignoranza vengono ripetute sui giornali italiani. Poi, per finire l'elenco, c'è l'articolo di Iarina. Iarina, racconta l'altro tuo articolo. No, il mio era dedicato proprio, forse l'idea era quello che in questi giorni sento e sono riuscita ad anticipare in quell'articolo lì, di ripetersi, e io avevo parlato di queste due fasi, della fase iniziale del 14, quando è iniziata la guerra nel 14, e della fase iniziale del 2022, e poi per pura coincidenza tutte le due fasi per me erano iniziate in cucina, però in cucine diverse, una era cucina di Kiev e l'altra era cucina di Gallarate. E il fatto che dopo il 14 siamo arrivati al 22 e sono passati 8 anni e c'è stata comunque una guerra, non vogliamo avere il terzo giro, cioè giro per dire, e quindi questo è il momento quando non possiamo assolutamente andare per mettersi Minsk 3, 4, 5, qualcosa di andare ai compromessi per non arrivare a scrivere un articolo tra 8 anni che ci sarà. Insomma, che ci sarà un'altra cucina chissà dove e ci sarà un'altra esperienza di inizio di una terza fase di guerra. Tra l'altro, parlando di fasi di guerra, Volodymyr Yermolenko, visto che l'abbiamo citato, ha proposto già di usare per il 14 la prima guerra russo-ucraina e la seconda guerra russo-ucraina nel 22. Quindi non vogliamo avere assolutamente qualcosa che abbia a che fare con il numero 3. Quindi. E anche questo era, e nel mio articolo poi c'è proprio questa esperienza di fisicamente magari vivere una guerra fisicamente lontani, ma emotivamente molto, molto vicini, che forse anche, non so, peggio, meglio, non so. Sì, ovviamente. Oh, scusa, ovviamente a questo poi si aggiunge quello che avevi già citato, l'articolo di Narimana Aliyev, che è questo regista ucraino di estrazione tatara di Crimea, di cui anche di tutti questi articoli parleremo poi nel corso della puntata. Ma prima di arrivare, diciamo, ad affrontarli nello specifico, una cosa di cui ci tenevo a chiedervi è: come abbiamo già avuto modo di accennare, ed è anche la ragione per cui siamo qui, il livello del dibattito italiano sull'Ucraina è stato fino adesso, con le dovute eccezioni, però insomma in generale decisamente deludente. Il panorama mediatico è dominato da disinformazioni, da narrazioni distorte, quando non completamente false. Ci sono propagandisti di Stato russi che ricevono spazio per monologhi senza contraddittorio in un modo che non avviene in nessun altro paese europeo, con forse l'eccezione della Serbia, dell'Ungheria e in parte della Bulgaria. Quali sono secondo voi le ragioni di questa situazione in Italia? Perché l'Italia è così fertile a questo tipo di propaganda? Quali sono le sfide nel tentare di parlare di Ucraina nella prospettiva in cui questo numero si propone di farlo? E appunto quali sono state le difficoltà o anche gli ostacoli che potete aver trovato, se ce ne sono stati, nel cercare di proporre questo tipo di prospettiva in questo numero speciale omaggio all'Ucraina? Ma diciamo, ostacoli nessuno, dobbiamo soltanto un po', come dire, avere a che fare con dei troll russi o della Lega o dei 5 Stelle, che in fondo sono poi la stessa cosa, e, insomma, sono fastidi come le zanzare, diciamo, delle sere d'estate.
quello non c'è stato nessun ostacolo, perché comunque questo purtroppo, per fortuna, purtroppo per Putin, questo è un paese libero, per cui le cose si possono dire tranquillamente, anche le fregnacce che raccontano diciamo, i filorussi. Quindi diciamo difficoltà nessuno. Guarda, il caso italiano è strano. Io non conosco benissimo cosa è successo nel resto del mondo, salvo il fatto, confermo quello che dici tu, che insomma, i propagandisti del Cremlino non hanno lo spazio che hanno avuto sui nostri telegiornali soprattutto, sui nostri talk show soprattutto. Io sinceramente ho notato due cose. La prima è che all'indomani del 24 febbraio c'è stata una reazione forte, popolare e anche mediatica di solidarietà nei confronti dell'Ucraina e di condanna decisa, formale e piena nei confronti della Russia più di Putin che della Russia, ma insomma di Putin. I primi giorni sono stati tra l'altro quelli decisivi sia nella battaglia mediatica sia nella battaglia poi sul campo, perché eravamo tutti convinti che, tranne gli ucraini, che gli ucraini non ce l'avrebbero fatta, se l'avrebbero ceduto in pochi giorni, se non in poche ore. Io in tutto questo, anche conoscendo Yarina, ho imparato due cose dagli ucraini. Mai mettersi contro un ucraino, perché sono veramente tosti, e B, gli ucraini hanno sempre ragione, qualsiasi cosa ti dicono, e io questa cosa l'ho vista proprio sul campo, quando alcuni di loro spiegavano, mi sembravano un po' troppo esagerati, guardate che non è soltanto Putin, ma è anche la Russia, e i russi, la cultura russa, e il rapporto che c'è con loro. Questa cosa io l'ho vista ed è stata... scusate un attimo. Sì. E quindi questa cosa è così. Poi c'è stata una reazione ulteriore che ha cambiato un po' le carte in tavola. C'è stata una reazione ulteriore che è stata quella dei talk show alimentati dalla politica che hanno la politica ha cominciato a trovare dei passaggi delle possibilità per come dire, guadagnare punti nel dibattito politico interno, e quindi c'è stato questo grandissimo spazio alle ragioni della Russia e a mettere da parte, diciamo, la volontà del popolo ucraino. Questo è stato più un dibattito politico interno italiano che un dibattito davvero geopolitico. Certo, hanno parlato molti cosiddetti esperti di geopolitica che hanno sostenuto queste tesi, ma erano gli stessi esperti che fino al giorno prima dicevano che Putin mai e poi mai avrebbe attaccato l'Ucraina, e il giorno dopo l'invasione, anziché, non dico nascondersi e cambiare mestiere o comunque perlomeno saltare un giro, erano lì a spiegare che gli ucraini avrebbero perso in poche ore, e passate le ore, i giorni, le settimane, i mesi, sono ancora lì a pontificare su cose assurde, sul fatto che gli ucraini devono lasciare parti del loro territorio e cedere e arrendersi, come si sono arresi loro, ai russi. Perché in Italia c'è questo movimento di opinione così fertile per chi dice queste cose? Beh, basta vedere cosa è successo alle elezioni politiche del 2018. Le elezioni politiche del 2018 hanno vinto due partiti, 5 Stelle e Lega, entrambi con forti rapporti formali con il partito Russia Unita di Putin. La Lega, come sapete, o comunque non sapete, ma comunque è successo, anche se loro adesso lo nascondono, ha firmato al di là delle magliette di Salvini con Putin sulla Piazza Rossa, ha firmato un accordo politico formale con Russia Unita, e i 5 Stelle con Di Maio e Di Battista e con anche Manlio Di Stefano, che adesso che è tuttora sottosegretario agli esteri, non hanno firmato un accordo formale con Russia Unita di Putin, perché in quel momento allora
i 5 Stelle non avevano nello statuto l'impossibilità di fare di avere rapporti formali con altri partiti, poi abbiamo visto che hanno rapporti con chiunque, e quindi allora però c'era ancora questa regola, e quindi non hanno firmato l'accordo, però hanno partecipato al congresso di Russia Unita a Mosca e hanno partecipato a molte delle iniziative, e soprattutto condividevano un programma politico di politica estera che era esattamente come dire, il programma di politica estera della Russia, perché c'era lo smantellamento della NATO, l'uscita dell'Italia dalla NATO, l'indebolimento dell'Unione Europea e mille altre cose che, diciamo, sostenute, tutta la parte energetica, per cui noi adesso siamo in ritardo e in difficoltà perché non volevano il TAP, non volevano il gasdotto con Israele, tutte cose fatte dal governo giallo-verde. L'opposizione a quel governo lì era quella di Giorgia Meloni, che è verissimo che adesso è stata, va a suo onore, diciamo, fortemente a favore dell'Ucraina, e si è distanziata dai suoi colleghi di partito, Forza Italia e soprattutto Lega, su questo essere, tra virgolette, atlantista. Dico tra virgolette perché lei non è atlantista, lei è trumpiana, e Trump era contro l'Alleanza Atlantica, per cui comunque, diciamo, ha fatto questa scelta, però allora faceva dichiarazioni a favore di Putin, diceva che ha salutato la vittoria elettorale di Putin, ha detto che era giusto che in Crimea ci fosse il referendum farlocco favorevole all'annessione. Quindi, diciamo, anche l'opposizione a quei due partiti di governo che da soli avevano preso oltre il 50% era di questo tipo. Per cui in questo mondo qui, in questo Parlamento fatto di queste forze politiche strettamente vicine alla Russia e a Putin, appunto ci metto anche Forza Italia per i rapporti precedenti tra Berlusconi e Putin, è ovvio che questo spazio, questo si riflette poi negli ospiti sui talk show e così via. C'è anche un errore, ovviamente una colpa molto forte del giornalismo italiano, in particolare del giornalismo televisivo e in particolare del giornalismo di La Sette e di Rete 4, che un po' per motivi ideologici, perché sono un po' quelli di La Sette un po' anticapitalisti, un po' antiamericani, un po' antioccidentali, molto vicini ai 5 Stelle, un po' per ragioni politiche più basse, quelli di Rete 4, perché sono berlusconiani e stanno con Salvini, come dire, hanno dato quest'ampio spazio irrituale, inaudito e incredibile a queste tesi. È ovvio che se poi, mentre Putin bombarda l'Ucraina, in via indiretta bombarda l'informazione italiana con tutto ciò, è ovvio che poi, per quanto i media sono superati, per quanto la gente si informa in altro modo, però questo bombardamento a tappeto poi i suoi effetti ce li ha, e gli effetti sono che l'opinione pubblica italiana improvvisamente è diventata filo russa, e in fondo questi ucraini un po' se la sono cercata, un po' perché non si arrendono, e così possiamo accendere l'aria condizionata in questa estate torrida italiana. Ludovico mi ha fatto spegnere il ventilatore, per il rumore, ovviamente. Sono sicuro che Irina probabilmente voleva dire qualcosa anche lei, ma prima magari di questo volevo collegarmi a quanto detto da Christian e aggiungere l'altra caratteristica poi del dibattito italiano, è che molto spesso il grande assente di questo dibattito erano proprio le voci ucraine. Cioè, molto spesso in Italia l'Ucraina è sempre stata rappresentata come questa sorta di oggetto, non un soggetto della storia con una propria indipendenza, una propria autonomia e la possibilità di scegliere, ma come un oggetto di cui altri parlano e che decidono cosa debba fare, come debba essere spartito o cose di questo tipo. E questo in Italia significava che molto spesso personaggi con scarsissima conoscenza dell'Ucraina, che probabilmente in Ucraina non hanno mai messo piede, che non parlano la lingua, che non conoscono la storia, la cultura e via dicendo, sulle reti televisive o sui giornali, appunto spiegavano cosa dovrebbe fare l'Ucraina, quali territori dovrebbe concedere, come, in che modalità dovrebbe
diciamo, darla vinta a Putin, alla Russia e via dicendo. Quindi il lettore, il pubblico italiano, molto spesso è stata presentata come unica visione dell'Ucraina quella una visione colonialista, diciamo, una visione imperialista e colonialista del paese. E appunto per questo volevo fare questo preambolo prima di chiedere a Iarina, perché immagino che da Ucraina che vive in Italia tu ti sia confrontata con questa realtà. E appunto volevo chiederti su questo argomento, su come sia quell'esperienza di cercare di portare questa prospettiva diversa, che è anche quello che fa proprio il numero di l'inchiesta. Ma infatti sarà difficile aggiungere qualcosa sull'analisi politica del direttore, ma io volevo parlare dell'impegno che, infatti, se parliamo anche dei giornalisti italiani, quelli o dei redattori, che oltre a seguire certe linee, eccetera, dopo il 24 di febbraio ci voleva l'impegno per capire, per andare a approfondire, per andare a studiare l'Ucraina. L'impegno non c'è stato, perché infatti si è andata a cercare degli esperti, per esempio di Russia, per parlare dell'Ucraina, o degli esperti magari italiani per parlare dell'Ucraina, ma l'impegno per andare a cercare gli esperti ucraini che possono parlare dell'Ucraina, che ci sono anche quelli che parlano l'italiano sia in Italia che anche in Ucraina, per esempio Caterina Zarembo, che ha scritto per noi, che si collega anche le mattine per la Radio Radicale, lei anche parla italiano, ma poi questo impegno, approfondire queste conoscenze, anche per il fatto che i vecchi schemi non funzionano più, perché gli schemi sono, a parte che per noi sono caduti secoli fa per quanto dice la nostra timeline, però se parliamo anche per il terreno italiano, se parliamo del 24 febbraio, che questi vecchi schemi sono caduti, non funzionano più, e bisognava avere l'impegno per inventarsi degli schemi nuovi, ma l'impegno e la volontà non c'è stata, perché per avere, insomma, bisogna impegnarsi per fare un giornale come questo, e invece quello che è mancato davvero, quindi anche per questo anche gli speaker non ci sono, perché anche se per esempio in Italia poi si sono messi tutti a cercare almeno qualcuno che si occupa dell'ucrainistica, e in Italia abbiamo solo all'Università Statale di Milano il corso di lingua e letteratura ucraina e la cattedra di ucrainistica a Roma. Tutti gli altri, per esempio, professori che si occupano dell'ucrainistica sono o storici o slavisti, ma direttamente che si occupano proprio, fanno e tengono il corso dell'ucraino, che insegnano l'ucraino, c'è solo a Milano e a Roma. E quindi anche qui parliamo che non c'è stato, anche andiamo a cercare dove non c'è stato anche finanziamento, dove non c'è stato anche magari approfondimento. E quindi poi di conseguenza il mancato impegno fa nascere crescere gli stereotipi verso l'Ucraina, quella famosa gaffe di Lucia Annunziata, che siamo un popolo di badanti, camerieri e amanti, quindi invece siamo anche qualcosa di diverso, abbiamo una voce, abbiamo una faccia, abbiamo anche dei grandi strumenti e abilità per presentarsi al mondo, basta dare lo spazio e basta sapere dove andare a cercare. Posso aggiungere una cosa, Ludovico, a questo che diceva Iarina? Perché è vero, benissimo quello che dice lei, ma non è solo questo, perché quando hanno provato le poche volte che hanno provato a invitare degli ucraini, mi ricordo in particolare una delle persone degli ucraini più invitati in televisione italiane è stata la vice premier, di cui adesso, Iarina, ricorda tu il nome? Esatto. Lei. Lei è stata trattata, non dico come avrebbero dovuto trattare Lavrov o i propagandisti che un minuto prima di collegarsi con i nostri talk show
auspicavano di bombardare Sanremo, perché a Sanremo, no, a Sanremo, cos'era? A Torino, scusa, all'Eurovision aveva vinto il gruppo ucraino, e due minuti dopo erano in televisione a raccontare che invece la Russia non ha mai, sta facendo niente di male. Ma l'hanno trattata veramente in modo irriguardoso. Mi ricordo che in particolare, proprio all'inizio, una trasmissione di La 7, 8 e mezzo, con Lilli Gruber, in studio c'erano il direttore della Stampa Massimo Giannini e il direttore di Limes Lucio Caracciolo. C'era lei, che era proprio nei giorni successivi all'avvio del conflitto su larga scala, e lei era al chiuso di questo palazzo con tenuta militare, che diceva: ci stiamo difendendo e ci difenderemo, e questi la trattavano come sì, vabbè, ho capito, non sto scherzando, il tono che sto usando è esattamente quello che hanno usato, sì, ho capito, tutti noi ci auguriamo che voi ce la fate e riuscite a vincere, a mandare via l'invasore. Questo era mentre la Russia era alle porte di Kiev, ma tanto sappiamo tutti che non ce la fate, quindi insomma rinunciate a qualcosa, no? Rinunciate al Donetsk, e mentre quella lì diceva: no, noi non riusciamo a niente, noi ci stiamo difendendo le nostre case, le nostre famiglie, la nostra terra. E la risposta era: vabbè, allora se è così, allora se non volete concedere niente, e allora ve lo meritate, sostanzialmente era l'atteggiamento. Per cui non c'è solo che non trovavano le persone, o non avevano, diciamo, dei consulenti come ho avuto io nel caso di Iarina, di scegliere le persone giuste da far parlare, ma proprio c'era un atteggiamento che è poi la cosa veramente più oscena di tutta questa parte informativa italiana sulla guerra in Ucraina. Mi riferisco alla premessa che hai fatto, Ludovico. Quest'idea di trattare gli ucraini come pedine, di parlare sempre di guerra per procura, ma non è la guerra della Russia all'Ucraina, ma gli ucraini non c'entrano niente, l'America e la NATO e Biden, il figlio di Biden, e tutte queste cose. Ma queste cose sono state scritte sui grandi giornali italiani, non dette così in televisione sfuggite, che in fondo gli ucraini sono delle pedine, degli oggetti, si mettono da parte, sono già da parte, non è il fuoco della questione, mentre quelli venivano bombardati tutti i giorni, tutte le sere, in tutte le città, e morivano e combattevano anche per la nostra libertà, anche per la nostra indipendenza. Questo è veramente un atteggiamento, io non so definirlo in altro modo che osceno, che la stampa italiana ha avuto nei confronti dell'Ucraina e degli ucraini in questi mesi. Io avevo elaborato un concetto che noi siamo i poveri animali esotici che cercano anche di parlare qualcosa, di dire, cioè di fare, cioè insomma di combattere, ci guardano come veramente animaletti esotici, poverini, tanto non ce la farete. Sì, ma poi è interessante osservare, e Irina potrà confermarlo o smentirlo, vediamo. Ma questo atteggiamento che descriveva Christian, che è assolutamente è vero, è una descrizione assolutamente accurata di quanto avveniva sulle TV nazionali in Italia, poi si traduce spesso anche a livello proprio non pubblico, no, non parlo di dibattiti televisivi, di articoli, ma anche nell'esperienza quotidiana, e dispiace anche dirlo, però è vero, e molto spesso, almeno anche da quello che ho avuto modo di notare, quando un ucraino si trova a parlare con delle persone italiane, ora non tutti, chiaramente non voglio generalizzare, ma molto più spesso che in qualsiasi altro caso, che in qualsiasi altra nazionalità europea, devo dire, c'è questa situazione in cui l'ucraino deve quasi giustificarsi, no? Deve, o l'italiano cerca di spiegargli, no? La guerra in Ucraina e cosa deve fare? No? La guerra in Ucraina, e l'Ucraina si trova quasi in una situazione in cui deve spiegare, deve giustificare se stesso, deve giustificare il fatto di esistere e di forse capire la realtà del proprio paese in maniera un po' migliore, un po' più sofisticata di chi fino al giorno prima non sapeva trovare il paese sulla mappa. È così, purtroppo è così. Io vedo sempre delle clip
Iarina, questo ti lascio la parola, vedo le clip perché non guardo mai le trasmissioni intere, della giornalista ucraina Cristina, ricordami il cognome, Vorin. Iarina, che su Rete4, poverina, è lì, che cerca di spiegare, ma ed è contornata da persone che le spiegano non solo la guerra, ma che cosa deve fare, che cosa sta succedendo, quello che succederà. E lei vedo che ha proprio, malgrado sia molto intelligente e parli anche molto bene l'italiano, sia veramente in difficoltà, ma in difficoltà non perché non ha gli strumenti per rispondere, ma in difficoltà perché ci sarebbe veramente da dire, ma ragazzi, ma di alzarsi e andarsene, perché non, infatti vale la pena non partecipare, secondo me, a queste trasmissioni, perché in qualsiasi modo fai, come diceva Iarina, l'animaletto esotico messo lì, che sostanzialmente non ha proprio nessuna possibilità di far perché la narrazione è un'altra. E quindi adesso diamo la parola all'animaletto esotico che dice la sua cosa e poi si ritorna a dire, a indicare l'animaletto chiuso nella gabbia dello zoo come un personaggio che in realtà non ha davvero tutto il diritto di dire quello che ha da dire perché è un animaletto esotico e deve stare qui. Sì, infatti questo atteggiamento un po' altezzoso, cioè proprio di, in certe maniere, infatti anche per questo ho rinunciato a di partecipare alle trasmissioni italiane dopo una esperienza molto traumatica, quindi preferisco di riflettere sulla carta che, insomma, che non ho tutte quelle forze emotive, purtroppo. Forse adesso sì, ma nei primi mesi non, proprio no. Siccome sono consapevole del fatto che Christian poi ci dovrà lasciare tra circa 10-12 minuti, allora volevo, passando ai singoli contributi, ai singoli articoli all'interno dello speciale, volevo parlare proprio dell'articolo scritto da Christian che si intitola, mi piace molto il titolo, si chiama Gli ucraini sanno. E quello che volevo chiederti è... Tu cosa pensi di aver imparato nel corso di questi 6 mesi? Beh, principalmente quello che dicevo prima, che mai contraddire un ucraino, perché ha spesso ragione e comunque è meglio non averli contro, perché sono veramente tosti e capaci di, come dire, di dare conseguenza alle loro idee. E ho imparato tante cose, ho imparato che questo non è un conflitto nato per il Donbass o per la Crimea o perché la NATO ha fatto qualcosa o perché Biden o perché è un conflitto plurisecolare, come appunto abbiamo raccontato, che restando, diciamo, agli ultimi 2 secoli è veramente una costante del rapporto tra la Russia e l'Ucraina. Leggere la grande carestia di Anna Applebaum, che è stato anche ripubblicato di recente da Mondadori, è veramente un'esperienza traumatizzante da un certo punto di vista, ma anche molto che fa capire davvero cosa sta succedendo, perché quando è stata pianificata la carestia, cioè lo sterminio per fame degli ucraini sotto Stalin, è successo, io proprio leggevo le pagine e dicevo, ma non è possibile, è esattamente quello che faceva Stalin, è esattamente alla lettera, nelle stesse zone, con le stesse tecniche, quello che sta succedendo adesso. I primi a non considerare un popolo, gli ucraini, non sono i talk show italiani, ma sono proprio i russi, cioè gli ucraini non so, per i russi non sono un popolo. E questa è veramente una cosa connaturata nella storia, nella tradizione russa. Per cui, diciamo, questa è certamente una delle cose principali che ho imparato e la cui prima conseguenza è quella di io all'inizio dicevo, beh, sì, insomma, questa è la guerra di Putin. I russi, ci saranno molti russi che saranno contrari, ci sono ovviamente, a quello che sta succedendo, e però non si sono visti.
Cioè, però non ci sono state le manifestazioni, non ci sono state le diserzioni, non c'è stato nulla, niente di tutto ciò. Cioè, in Russia continuano, certo, per quieto vivere, perché sanno che poi potrebbero finire male, tutto quello che vuoi, ma di fronte al finire male degli ucraini, questa è una cosa che ha detto Yarina una delle prime volte che ci siamo visti, cioè noi per dire quello che vogliamo dire, e che rimanendo, diciamo, negli ultimi 20 anni, scendere in piazza fuori dell'Europa, Maidan, e poi tutto quello che sta succedendo adesso, hanno rischiato la pelle e muoiono per quello che pensano sia giusto. In Russia tutto questo non c'è. E questo è un tema importante, cioè non è che se cade Putin, se Putin è davvero malato o se c'è un colpo di Stato o non so quale altra cosa, cade Putin e finisce questa cosa qui. Speriamo che possa cambiare qualcosa, ma non è detto che sia così. Potrebbe arrivare anche qualcuno ancora più estremista di Putin. Questa è una cosa connaturata nella tradizione, nella storia e nel popolo russo. E questo è, secondo me, un grande insegnamento. La cosa che però a me è piaciuta di più, la lezione migliore, è quella della loro volontà, voglia di libertà e di democrazia. Io ho attraversato professionalmente tutta una serie di guerre, le guerre in Iraq, la guerra in Afghanistan, la guerra in Bosnia, la guerra nel Kosovo, e questa è per la prima volta, diciamo, tutte guerre al di là dei risultati finali, al di là degli errori di strategia, degli errori proprio concettuali, degli errori sul campo, tutte guerre che sono state chiamate guerre umanitarie, guerre per portare la democrazia, guerre per promuovere la libertà, guerre per abbattere dei tiranni, ma sono sempre state guerre dove, forse con l'eccezione del caso del Kosovo, ma non della Serbia ovviamente, guerre dove il mondo libero, forte, diciamo, delle tragedie che erano successe a Srebrenica e prima in Ruanda, il mondo libero ha deciso di intervenire per evitare stragi ulteriori, per evitare massacri ulteriori. E questa cosa si è sempre scontrata poi però con le popolazioni locali, con le culture locali. Basti pensare a tutta la vicenda del mondo islamico, che non ha visto di buon occhio l'arrivo dei liberatori che hanno abbattuto i loro regimi. Questa per la prima volta è una guerra dove c'è un popolo che lotta per la libertà e per l'indipendenza, e che ci chiede di importare la democrazia occidentale. Vogliono quella democrazia che noi in questi anni abbiamo detto che bisogna esportare per ampliare la gamma dei diritti ed espanderla alla popolazione più ampia possibile sulla terra. Questo è un popolo che ci chiede di importarla, e ci chiede di importarla addirittura con le armi, ci chiede proprio le armi per farla, perché le armi sono importanti per difendere la propria libertà e la propria democrazia. Questo è un esempio, secondo me, unico nella storia recente, e voltarsi dall'altra parte è anche questo osceno e non va fatto. Grazie, ovviamente sì, sappiamo che devi andare a breve, ma rimani con noi fino a quando è possibile. Sì, anche perché poi volevo chiedere, anzi la dico adesso così me la tolgo, perché siccome siamo veramente all'inchiesta così coinvolti in questa campagna di sostegno per quello che possiamo a favore del popolo ucraino, non solo abbiamo fatto questo giornale, a breve, a settembre, lanceremo un'altra grande iniziativa editoriale, poi magari faremo un'altra puntata di Libri Oltre su questo, ma comunque tutta dedicata all'Ucraina. Ma nella nostra rivista letteraria, che si chiama Kappa, che è uscita ad aprile-maggio, quindi subito dopo, ecco, lei la sta prendendo, è uscita subito dopo l'invasione russa, è un numero, il K è una rivista letteraria guidata di diretta, oltre che da me, da Nadia Terranova, dove i più grandi scrittori italiani, intorno a un tema, in questo caso è la felicità, ci consegnano dei racconti
i fiction originali e in esclusiva. Però abbiamo introdotto, visto quello che stava succedendo, anche una piccola sezione speciale dedicata all'Ucraina, e ci sono due racconti di Yarina Grusha Possamai e uno di, vediamo se questo me lo ricordo, Xenia Karchenko. Detto giusto, bravo, finalmente uno giusto l'ho detto, che hanno scritto dei racconti molto belli, molto appassionati su queste prime fasi della guerra, giocando anche molto, cioè loro non giocavano, perché ovviamente ce l'avevano sulla loro pelle, ma insomma c'era questo contrasto tra il tema felicità e quello che stavano vivendo in questi primi giorni. Per cui anche questa rivista, che si trova nelle librerie e anche sul nostro store insieme all'Inchiesta Magazine, è un altro piccolo tassello, diciamo, è a porto che l'inchiesta, per quello che vale, sta cercando di dare al dibattito pubblico, al discorso pubblico italiano. Sì, infatti per scrivere il testo, perché era uno dei primi testi che avevo scritto per l'inchiesta, dopo aver scritto questo, pianto per 3 giorni, l'inchiesta magazine è stata meglio, vi dico. Dai, perché adesso stiamo vincendo, allora eravamo un po' più preoccupati. Io vi ringrazio, grazie a te, grazie a Yarina, e poi Yarina adesso a breve andrà uno scoop, possiamo dirlo, sì, tornerà a casa sua in Ucraina, e da lì scriverà quotidianamente le sue riflessioni, per cui vi invito, oltre a prendere l'Inchiesta Magazine, a seguire l'inchiesta quotidianamente sul sito, perché ci saranno delle belle riflessioni. Grazie mille, grazie Ludovico, grazie a te. Grazie a te Christian, è stato davvero piacere, e alla prossima volta. Ciao ciao. Noi nel frattempo continuiamo allora affrontando gli altri vari articoli, gli altri vari contributi di questo speciale. Quello successivo sarebbe proprio quello che hai scritto tu e di cui hai già parlato nell'introduzione. Come dicevi nell'introduzione, in questo articolo tu crei una sorta di parallelo, un vero parallelo, tra quanto accaduto al momento dell'invasione russa dell'Ucraina nel 2014 e quanto accaduto la nuova, diciamo, la rinnovata invasione il 24 febbraio, legato al fatto che entrambe le esperienze le hai vissute mentre accadevano nello stesso tipo di luogo, in una cucina. E in effetti c'è una sorta di, a volte quasi di tensione, nel senso che da un lato è sempre importante dire, ribadire come questa guerra sia cominciata nel 2014, è sempre importante ricordare questa cosa qui, e allo stesso tempo però sottolineare come la magnitudine, il livello dell'offensiva cominciata il 24 febbraio sia di un livello di grandezza completamente diverso. E in questo senso volevo appunto un po' chiederti come è cambiata per te l'esperienza di vivere a distanza queste due fasi del conflitto. Nel primo caso a distanza, nonostante tu fossi in Ucraina, perché da quello che capisco, perché il conflitto era lontano geograficamente, anche se all'interno del paese. Nel secondo caso perché ti trovavi in Italia. Sì, forse sì, nel primo, nel 14 mi trovavo a Kiev, e comunque a Kiev era una situazione molto strana, perché noi appena diciamo Maidan ha vinto, no? E quindi c'era quella fase un po' di sollievo, perché e poi in questo sollievo siamo stati colti di sorpresa, prima con l'annessione di Crimea e poi con la fase acuta di maggio, giugno, luglio, fino all'autunno di eventi cioè nella zona, nelle regioni di Donetsk e di Luhansk, perché Donbass è più vasto, diciamo. E anche, cioè, è quella sensazione che
forse anche in 8 anni, dopo essermi trasferita praticamente quasi subito nel 15 in Italia, provando sempre a raccontare la versione ucraina dei fatti, che guarda che c'è una guerra, è una guerra della Russia, non è una guerra civile, non è una, insomma, andare avanti sempre a raccontare queste cose, e non c'è stato una risposta. Era molto difficile, anche se ve lo ricordate, il caso di Vitaly Markiv, che all'intorno di caso di Vitaly Markiv sono state prodotte articoli su articoli sugli ucraini nazisti, eccetera. Quindi questi 8 anni e 7 anni in Italia, praticamente noi non abbiamo, gli ucraini non hanno avuto la verità, cioè, qui, insomma, di dire e di spiegare ciò che succedeva veramente. Nel 22, adesso, visto che la verità l'hanno vista tutti, anche per esempio quando sono entrati a Bucha, quando l'esercito russo si è ritirato, e abbiamo visto questa verità un po' difficile da negare adesso da parte della Russia, diciamo. E quindi questa volta però io sento che non possiamo, e forse anche tutti insieme, anche all'altro mondo, di permettersi di che queste cose rimangano impunite, che la variante russa prevalga, magari perché è anche difficile a pensare, sfuggito il pensiero, difficile a pensare che la Russia possa avere una sua variante, o i suoi fatti, insomma, perché adesso viviamo nel mondo quando ognuno ha i suoi fatti, e quindi sembra che questa volta no, è l'importante di non far arrivare, quello che dicevo all'inizio, a questa, non so, qualcosa di terzo, perché sarebbe davvero, non trovo la parola giusta cosa potrebbe essere, quindi e forse anche con questo calo di attenzione, adesso che siamo in estate, che c'è stata la crisi di governo, e non tanti per esempio in Italia collegano direttamente il fatto della guerra della Russia e con rischio che rischia adesso l'Italia con le elezioni anticipate, non collegando proprio qui in Italia questo calo di attenzione, la guerra non fa più parte delle prime pagine dei giornali, non se ne parla più, e anche questo, infatti, il fatto anche di andare in Ucraina è un po' di sentire diversamente, perché in Italia proprio l'attenzione si sta spegnendo, e mi sento proprio tipo nel 15, e non voglio proprio avere questa sensazione di sentirmi di nuovo nel 15. Sì, è interessante poi anche il modo in cui ci si riferisce ai periodi, no? Tu ovviamente giusti, usi il termine nel 15, no? Nello stesso modo in cui nella maggior parte delle conversazioni che uno può avere con gli ucraini si parla proprio di prima e dopo la guerra, prima e dopo febbraio, come se nella loro esperienza, nell'esperienza della propria vita, rimarrà segnato tutto quello che è successo prima e dopo quella notte di febbraio. E da qui vorrei andare nel primo articolo di qualcuno non presente questa sera, che è l'articolo di Volodymyr Sheikho, che, come ha ricordato all'inizio, è il direttore dell'Ukrainian Institute, dell'Istituto di Cultura Ucraino. E in questo articolo Sheikho parla in parte della sua esperienza personale durante l'inizio dell'invasione, l'inizio dell'attacco su Kiev, la sua decisione di spostarsi da Kiev, e la scelta, dover compiere la scelta di che oggetti portare con sé. E da questa riflessione parte una sorta di, da questo ricordo parte una sorta di riflessione su l'importanza degli oggetti materiali, su cui lui quasi teorizza una sorta di tratto nazionale, nel senso
dice, questo attaccamento a questi oggetti materiali che ci portiamo nella nostra vita è legato al fatto che così spesso nel corso della nostra storia, dove nostra sta nel corso della storia degli ucraini, così tanto di ciò che noi abbiamo, di ciò che ci appartiene, è stato distrutto o si è tentato di distruggerlo. Che è un po' anche una delle prime cose che abbiamo detto la prima volta che ti abbiamo avuto ospite agli inizi della guerra. Abbiamo cercato di far capire al pubblico come questa guerra non sia solo una guerra contro l'Ucraina in quanto paese, o contro l'Ucraina o contro l'attuale governo ucraino, ma contro l'identità stessa dell'Ucraina, l'identità culturale, linguistica, artistica e via dicendo. E da questo ricordo Sheiko parla appunto di tutti, di vari casi appunto di elementi del patrimonio culturale, artistico, architettonico, ucraino, che sono oggi sotto minaccia. Ci aiuti, ne abbiamo già parlato in passato, ma ci aiuti un po' a capire perché appunto questa guerra è una guerra all'identità ucraina. Ma semplicemente all'identità, vi faccio un semplice esempio del bombardamento delle scuole. Bombardando le scuole precludono proprio ai bambini di iniziare un anno scolastico, anzi l'hanno già precluso di finire l'anno scolastico e poi adesso un altro anno scolastico. Quindi parliamo di una pausa che possono avere delle generazioni intere di Ucraina. Quindi anche il fatto di avere un'istruzione, di andare a scuola, di imparare la storia, anche se la storia la stanno adesso veramente imparando in real time e quindi sperimentando anche sulla propria pelle. Ma anche questo semplice fatto di bombardare le scuole, anche parliamo anche dell'insegnamento forzato del russo nelle città come Mariupol, già per quello che è rimasto di Mariupol, ritirare e espropriare i libri della storia ucraina, anche questo è un fatto molto che parla di sé. Quindi questi anche semplici esempi già fanno vedere, ci dimostrano che è una lotta contro l'identità. Io sinceramente, a me sembra che anche con questi metodi, visto che comunque viviamo in un mondo di internet e sappiamo tutti, è un po' anche un po' antiquato, se volete. Io rimango anche perplessa, perché non è che da questo metodo sembra troppo, se anche non so. E quindi questo, per esempio, bombardando il museo di Grigori Skovoroda, l'hanno praticamente distrutto, o la piazza centrale di Chernihiv, o la piazza a Kharkiv, sono tutti proprio delle testimonianze che hanno fatto parte della nostra storia. E quindi anche adesso non avere quel legame fisico con questi edifici, con questa cultura, per esempio anche nelle mie zone a Ivankiv è stato incendio il museo di una pittrice famosa, Maria Primachenko, e stavano salvando questi i quadri, li salvavano del fuoco, quindi quella è anche la storia del posto, insomma. E quindi privando di tutto questo, sradicandoci dal tempo, e rompere questi legami con il nostro passato, e queste sono delle testimonianze della guerra all'identità. Infatti farò il mio esempio personale. Quando nei primi mesi le zone dove abitano i miei genitori erano in occupazione, quindi con tutti quei pensieri, cosa poteva accadere, eccetera, stavo pensando a tutti quegli oggetti della nonna che avevo portato negli ultimi tempi, riempiendo le valigie come se volessi salvare qualcosa, e quello forse poteva ipoteticamente rimanere, cioè le uniche cose che mi potevano rimanere del tutto. E quindi anche non solo Sheiko, ma anche nel testo di Volodymyr Yermolenko, lui parla proprio di
attaccamento degli ucraini a proprio al materiale, alla terra, all'orto e proprio al materiale, perché questo materiale ci è sempre stato tolto. E se pensiamo, forse anche qualsiasi ucraino, se pensa a un oggetto che appartiene alla nonna, ma forse non ha nessun oggetto che appartiene alla bisnonna o a bisnonno. Cioè, magari al massimo possiamo risalire all'oggettistica o magari qualche vescevanca importante, che è uno dei nostri simboli e simboli importanti, ma andando sempre solo fino forse ai nonni, bisnonni è già difficile. Vescevanca, per chi non sappia, sono le camicie tradizionali ricamate. Su questo poi ovviamente c'è un'immagine che, come avevi citato Mariupol, un'immagine che a me personalmente era rimasta particolarmente impressa, era nella Mariupol occupata, in condizioni umanitarie che non possiamo nemmeno immaginare, dove manca la corrente, dove manca l'acqua, dove ci sono migliaia di persone nelle fosse comuni. Le truppe di occupazione hanno però avuto il tempo di cambiare la scritta del nome della città dall'ucraino al russo, no? Sì. E questo in un certo senso proprio cattura quello di cui stiamo parlando, no? Chiunque sia ancora persuaso dell'idea che questa è una questione di geopolitica, di grandi potenze, questo non si spiegherebbe allora, non ci sarebbe bisogno di cambiare la scritta. Ed è vero che ogni volta, mi è capitato quando ero a Kiev qualche settimana fa, ogni volta che mi è capitato di andare in Ucraina, mi rendevo conto di un'ulteriore dimensione di questa cosa. Ad esempio, quando ero a Kiev qualche settimana fa, vedevo una bottiglia di vino di un'azienda vinicola di Kherson, no? E leggevo che era una delle più antiche aziende vinicole dell'Ucraina, di metà 800, in questo momento mi sfugge il nome. E facendo... Com'è? Non è Inkerman? No, non è Inkerman, è Trubetsky, penso. Ah, sì. Mm. Esatto. E leggevo appunto la storia della coltivazione della vite in Ucraina, nel sud dell'Ucraina, e raccontava come appunto in epoca sovietica poi queste aziende vinicole non fosse stato semplicemente impedito di coltivare la vite e di fare il vino, ma proprio la vite era stata estirpata dal terreno. Quindi col risultato che 70 anni dopo, negli anni 90, quando lentamente hanno cercato di... Immaginate voi la difficoltà poi di riprendere la produzione di vino. E oggi queste aziende vinicole si ritrovano nuovamente nella situazione in cui sono occupate, non possono più produrre il vino, la vite e i vari derivati. E ovvio, questo è solo un esempio, però dà l'idea della difficoltà continua, no? Di questa... E poi dall'altro lato si sente, capita di incontrare il personaggio altezzoso che dice: ma dov'è la cultura ucraina? Dov'è l'arte ucraina? Dov'è il vino? No, ucraino. Questa è l'esperienza. No, anche c'è in Crimea che ce l'hanno anche tolta, quindi esatto. Ecco, per esempio, anche che stanno bruciando i campi di grano, per esempio, anche lì il campo di grano dopo un incendio tornerà fertile tra quanti anni, quindi anche questo è un danno insomma, per il futuro, e questa pausa prolungata di un paese che possa avere un po' in tutto. E da questo appunto racconto, illustrazione della guerra della Russia contro le manifestazioni fisiche della cultura, no? Ucraina, dell'identità ucraina, è interessante passare a un altro articolo, che è quello di Volodymyr Yarmolenko, che invece da filosofo l'affronta quasi in una maniera ontologica, parlandone come di una guerra alla realtà. E quando si intende guerra alla realtà è non solo
è una guerra contro, una guerra totale contro tutto ciò che si incontra nell'etere, ma anche una guerra alla verità, una guerra alla realtà, no? Quando si sentono gli esponenti del regime putiniano parlare pubblicamente, compiono un atto di guerra alla realtà, compiono un atto di violenza alla realtà, perché è a volte impressionante il modo in cui con completa, no, disinvoltura riescono a mentire in maniera impressionante su qualsiasi cosa. E appunto sì, volevo parlare un po' con te di questa dimensione ontologica quasi, questa guerra nei confronti della realtà in cui ognuno ha la possibilità, ha il diritto di avere i propri fatti, in cui 10 minuti dopo che esce, che si trova, che si trovano, che i soldati, che le truppe ucraine liberano Bucha e scoprono quanto accaduto, già si parla, ma probabilmente forse una messa in scena, forse non è veramente accaduto. Tesi che ovviamente vengono sempre poi diffuse dai media italiani. Allora, in realtà è stato anche un po' il tema di tutti questi articoli, perché l'inchiesta magazine esce in collaborazione con il New York Times e il tema di questo trimestre era realtà. E oltre che è stato deciso di dedicare come l'omaggio all'Ucraina, comunque volevamo sempre rimanere un po' nel tema, e a tutti è stato anche chiesto un po' di riflettere sul tema della realtà. E Ermolenko, giustamente da filosofo, aveva proposto una sua versione. Poi, per quanto riguarda questa guerra della Russia contro realtà, e che ognuno ha i suoi fatti, a volte penso che cioè è più facile credere anche, più facile, per esempio, forse per certe menti, credere alla versione russa, perché sì, è difficile credere nel fatto che questo male possa davvero accadere nei nostri giorni, davanti ai nostri occhi, in diretta così, e quindi è piuttosto facile dire no, no, ma è tutto inventato, quindi non assumersi neanche minima responsabilità per il fatto che questo male davvero possa accadere. Infatti anche a volte mi meraviglio molto, perché io sempre parlo del contesto italiano in quale vivo, anche oltre tutti gli altri esempi che oggi abbiamo nominato, sia le interferenze politiche insomma, l'impegno mancato dei professionisti, ma a volte mi sembra che il male affascina fin troppo. Infatti anche oggi, io in questi giorni avevo fatto una mia ricerca nelle librerie italiane, alla Feltrinelli, un po' ovunque, e sapete che non ho trovato più libri ucraini, a parte quelli con la copertina, cioè la scritta con il titolo Ucraina, a parte quello di Orsini. C'era Limes, che con la versione russa, cioè con comunque il nome dove c'era scritto la Russia. C'erano 6-7 libri, li ho anche fotografati tutti, dedicati alla Russia, e perché c'è questa grande voglia di scoprire cosa c'è dentro la mente di Putin. Cioè, mi sto chiedendo perché non c'è la voglia di scoprire cosa c'è nella testa degli ucraini, da dove arriva la resistenza, da dove arriva la forza. È così difficile riconoscere l'impegno di qualcuno, e piuttosto è più facile accedere, non so, al male o al più forte, parlando delle dimensioni, comunque se parliamo della forza tra la Russia e l'Ucraina. E quindi questa realtà è un po' quella di quale che parla anche Ermolen, che la Russia sta combattendo contro la realtà, contro la normalità, o quelle norme che ormai nell'Occidente abbiamo considerato sempre normali, ma dall'altro canto sì, è anche difficile a
credere nella versione ucraina. Sì, magari una punta di ottimismo potrebbe far pensare che i libri ucraini non ci fossero perché sono stati tutti comprati, mentre quelli di Orsini non li compra nessuno, uno spererebbe. No. Però sono spariti anche i discorsi di Zelensky, erano un po', cioè il libro che era uscito poco tempo fa era un po' ovunque, non c'è più. Forse sì, anche un bel segnale. Magari, se cerchiamo di essere ottimisti per quello che si può. E da qui allora forse possiamo spostarci verso il contributo, quello di Olena Stiashkina, mm-hmm. Che racconta la sua esperienza di rifugiata o sfollata adesso. Del 2014, di persona che ha dovuto lasciare il Donbass nel 2014 e che invece ha scelto di non lasciare Kiev nel 2022. E, se ci vuoi aiutare un po' a introdurre un po' questo testo, è un testo molto emotivo, devo dire, è un testo che... La cosa migliore da dire su questo testo è leggere, che va letto, nel senso che è difficile parlarne perché è molto riflessivo ed è quasi in certi momenti una stream of consciousness in cui diversi ricordi e diverse riflessioni si intrecciano fra di loro. Però forse una riflessione, un fatto storico ovviamente interessante è questo, la scelta di andarsene, poi la scelta obbligata ovviamente di andarsene, e poi quella invece di non farlo. Una seconda volta. E poi l'altra che ricordo è la descrizione del territorio occupati, in cui lei scrive, qui cito testualmente, dice: tutti i territori occupati sono campi di concentramento, tutte le persone che ci sono trovate dentro sono condannate, le persone sono vive solo perché non è stato ancora dato un ordine di ucciderle o c'è ancora bisogno di tenerle in vita. Le donne non sono state stuprate perché non sono uscite non perché non sono uscite di strada, ma perché gli animali non sono entrati nelle loro case. E che è una rappresentazione del territorio occupato che è estremamente drammatica, ma che allo stesso tempo fa eco di un'esperienza che l'Ucraina ha già vissuto in passato, perché ovviamente l'occupazione nazista, ad esempio, tra il 1941 e il 1944 avrebbe potuto essere descritta nelle stesse parole. Sì, io direi anche che il testo di Olena Stiashkina si accoda anche molto con il testo di Nariman Aliyev, perché sono due persone che non possono tornare a casa. E questo, per esempio, Nariman Aliyev, regista di origine tatara di Crimea, e lui non può più tornare a casa, diciamo, e anche Stiashkina non può tornare a casa. Nariman però si è spostato da Kiev a Lviv, a Leopoli, e quando abbiamo parlato dell'articolo ci siamo sentiti mentre mi parlava da Lviv, invece Stiashkina è rimasta a Kiev. A me era colpito molto il fatto, quando io avevo letto il suo intervento su Deutsche Welle, tradotto, cioè in ucraino, e a me era colpito il fatto che lei fino adesso teneva nella borsa le chiavi della casa a Donetsk, e che non ricordava più quale chiave andava in quale serratura, però teneva sempre queste chiavi, come la possibilità di comunque un giorno di tornare a casa, e per questo era uno dei motivi che le avevo chiesto di condividere qualcosa anche con l'Inchiesta Magazine. E quindi Olena Stiashkina già dal 2014 ha fatto diverse ricerche, ha scritto i libri, ha raccontato la guerra, forse sì, la scelta morale di nel 22 di non diventare più sfollata, perché aveva già vissuto l'esperienza traumatica di perdere la casa una volta e di non perderla una seconda volta,
non so quale emozione prova, o ammirazione, o l'ammirazione della forza per questa scelta. E oltre di lasciare la casa a Donetsk, Olena Stiashkina ha lasciato anche la sua madrelingua, perché ha smesso di scrivere in russo ed è passata all'ucraino. Ed è uscito, avevo pubblicato forse 2 anni fa, un bellissimo romanzo che si intitola La morte di Leone Sessil aveva un senso, scritto a metà in russo e a metà in ucraino. E un'esperienza molto interessante come leggerlo, come lettore, vedere questo abbandono di madrelingua e passare a lingua che comunque conosceva benissimo, ma in casa usava altra lingua. E infatti anch'io non so cos'altro aggiungere su Stiashkina, oltre che di leggere questo testo davvero emotivo, e tradurlo è stato emotivamente molto, molto difficile, anzi forse tutti questi a tradurli è stato immagino difficile. Quello di Nariman, per esempio, a parte che quando parliamo di Crimea, anche quando si parla di Crimea in contesto, cioè nei giornali, diciamo italiani, non si parla mai dei tatari di Crimea, non si parla mai della loro deportazione, non si parla mai della storia della Crimea che è stata annessa ancora 300 anni fa, di questo non si parla mai, e forse gli unici che hanno diritto a vivere e di avere la Crimea sono i tatari di Crimea, che sono stati deportati nel 44. E Nariman proprio racconta questa sua storia, la storia della sua famiglia è stata deportata, e che loro non hanno mai perso la speranza di tornare a casa. Infatti, quando c'è appena possibilità, a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90, loro tornano. E Nariman aveva detto che, avendo l'esempio dei genitori che hanno lasciato quel posto dove si trovavano in deportazione, e sono rientrati in Crimea avendo 40 anni, quindi anche lui diceva che l'esempio dei genitori non gli fa paura di cominciare la vita di nuovo un po' più tardi. Lui adesso oddio, per non sbagliare, no, ma ci tenevo ad aggiungere un po' di contesto per il pubblico che non lo conosce. Nariman Aliyev è un regista ucraino di tataro di Crimea, e il suo film più noto si chiama Evje, o Homeward, quindi verso casa, sulla strada di casa, che è stato presentato a Cannes in Arsenal-Regard, mi pare nel 2018, penso, no, forse nel 2017, adesso potrei sbagliarmi sull'anno, penso 2017. E il fatto interessante di Nariman, se chi si è interessato, c'è una bella intervista che potete recuperare su YouTube, fatta dall'Ukrainian Institute di Londra, con lo storico americano Rory Finnan, in cui Nariman racconta la sua esperienza. E quello che è interessante è che, appunto, il tataro di Crimea, la cui famiglia furono deportati dalla Crimea nel 1944, la stragrande maggioranza dei tatari di Crimea furono deportati nell'arco di 2 giorni dalla Crimea nei territori in genere dell'Uzbekistan, del Kazakistan e via dicendo. E lui però è il primo della propria famiglia è nato nel 1992, quindi lui è nato in Crimea, cosa che per i suoi genitori, nonostante la speranza, sarebbe sembrato quasi un fatto impossibile, che il loro figlio sarebbe nato in Crimea dopo tutto questo. Ma non solo è nato in Crimea, è nato in Crimea come cittadino ucraino, in un'Ucraina indipendente, quindi non ha mai vissuto il periodo sovietico, non è nato in Unione Sovietica. Ed è un po' uno specchio, una rappresentazione del multiculturalismo e della natura anche multietnica dell'Ucraina moderna, dell'Ucraina indipendente, perché racconta come, nonostante la sua lingua originaria fosse
che per via del contesto in cui si trovava, ad esempio, che è quello della Crimea, nonostante fosse casa sua, nel senso la Crimea è il luogo di origine, come popolazione autoctona, appunto, ai i tatari, la lingua della Crimea a seguito di quella deportazione è diventato il russo, no? E che lui si ritrovasse, quindi, che nella sua infanzia parlava russo come prima lingua, e poi nel parlare ucraino, l'ucraino era, che era la lingua della sua nazionalità, era diventato quasi una seconda lingua, quando nessuna delle due forse era la sua, quella originariamente del suo popolo. Dà un'idea della complessità etnica, linguistica e culturale estremamente interessante, cui credo Iarina possa elaborare e espandere meglio di me. Infatti lui aveva detto di non sapere nessuna esatto. di lingue bene, nessuna, infatti, però adesso parla solo in ucraino e scrive in ucraino, e di recente aveva scritto che su Twitter che stava leggendo Oksana Zabushko in ucraino, era il suo Jamal Unma, il suo Everest, insomma, per leggerla per lui in originale. Ma oltre questa diversità culturale, che anche nel suo articolo racconta Narimandi cosa era crescere in una Crimea dove tu sei tataro di Crimea, dove tu sei in uno stato ucraina, però il contesto è piuttosto russofono e quindi la cultura un po' più russa, in quale lui poi non si rispecchiava nemmeno, perché aveva detto che non è mai stato nessuna volta in Russia e non ci aveva minimamente voglia di andare. Ma la cosa che racconta nel suo articolo, e forse lui aveva proprio raccontato come la tradizione di tatari di Crimea per via della deportazione ha influenzato il fatto come la loro cultura ha cominciato a morire, la lingua che non era unificata, la lingua che non veniva in qualche maniera registrata catalogata, se vogliamo, e usata, e quindi non cresceva anche come lingua, perché hanno cominciato tutti a usare il russo, ma anche tutta cultura. E questo è un esempio di cosa può accadere alla cultura ucraina se dovessimo adesso perdere, cioè con tutte quelle già deportazioni che ci sono state in Russia, dalle parti orientali dell'Ucraina, ma anche con tutto quello che sta avvenendo, quindi c'è l'Ucraina, vabbè, parliamo di dimensioni un po' più piccole, perché i tatari anche come numero sono un po' più piccoli, però sono stati ridotti a questo numero durante gli ultimi 300 anni, quindi il fatto è questo rischio che possono correre anche gli ucraini, e questo è davvero un esempio di capire la realtà per i lettori italiani, che cosa davvero possa accadere, un proiezione che si può facilmente fare anche nei giorni nostri, cambiando solo dal tataro di Crimea, mettendo adesso un ucraino. E il suo contributo in questo senso è stato, oltre di spiegare tutto il contesto di Crimea, anche di annessione di Crimea, di spiegare tutto, è stato davvero importante come contributo. Microfono, Ludovico. Hai ragione, tenendo presente poi chiaramente che la persecuzione dei tatari di Crimea è ricominciata dal 2014, non nelle modalità staliniane magari, ovviamente, ma di fatto i tatari di Crimea hanno avuto un periodo di circa 25 anni, qualcosa di più, qualcosa di meno, mm-hmm. per vivere, diciamo, in un paese indipendente in cui venivano riconosciuti, magari non nella maniera, come dire, c'era un dibattito interno anche all'Ucraina, come in molti altri paesi è un dibattito normale sulle minoranze etniche, sulle minoranze linguistiche, come devono essere tutelate e via dicendo. Ma erano cittadini a tutti gli effetti, ovviamente. Mentre oggi si trova in una situazione di vera persecuzione, gli attivisti tatari di Crimea vengono imprigionati e processati.
processati con ovviamente quasi sempre accuse false o per aver fatto cose... per essere tatari di Crimea, semplicemente essere filo ucraino. Esatto. Esatto. E dalla Crimea possiamo spostarci all'altro territorio occupato con l'ultimo articolo, che è quello di Caterina Zarembo, sul Donbass, che secondo me è uno degli oggetti del Donbass, non l'articolo, di forse maggiori fraintendimenti e, nella narrazione italiana, nel dibattito italiano. E prima di lasciare la parola a Irina, volevo precisare qualcosa che era stato già citato prima. Il Donbass è una definizione geografica, non è una definizione politica o istituzionale, non esiste dal punto di vista, è come dire la pianura padana, no? È questo genere. È questo genere di definizione qui, che vuol dire che denota appunto il bacino del fiume. Il territorio del Donbass è diviso in due regioni, in Ucraino Oblast, di Donetsk e di Luhansk, che non sono le cui capitali, i cui capiluoghi sono Donetsk e Luhansk, da cui spesso la confusione, a volte, forse, che non sono stati interamente occupati nel 2014. Solo circa il 40% di queste regioni erano occupate nel 2014, incluse, è vero, i capoluoghi, la città di Donetsk e la città di Luhansk. Ma è una precisazione che sembrerà a molti ovvia, ma che continuamente, da quello che si legge molto spesso sulla stampa, soprattutto italiana, devo dire, e nel dibattito italiano, sembra che le persone non abbiano chiaro questa serie di distinzioni. Quindi prima di avventurarci nel tema, credevo fosse il caso di fare questa precisazione. E l'altra cosa che si sente di continuo nel dibattito pubblico italiano, dove appunto non si parla delle regioni di Donetsk e di Luhansk, ma del Donbass, di questo mitico luogo, no? E l'altra cosa è il popolo del Donbass. È come dire il popolo della Padania, no? È una categoria dello spirito. È come se esistesse, una... minoranza etnica, linguistica, locale legata a quel luogo, e non come se invece le regioni di Donetsk e di Luhansk sono regioni dell'Ucraina con componenti etniche e linguistiche diverse, come quasi tutte le regioni del paese, come le regioni di molti altri paesi del mondo. E se si volesse davvero andare a parlare di minoranze, magari bisognerebbe andare in Crimea, dei tatari, di cui invece non parla nessuno, chiaramente, o magari in Zakarpattia, per andare a parlare dei Lemko, dei Rusyn e via dicendo, no? E questo articolo di Caterina Zarembo un po' smentisce questa narrazione, e su questo lascio la parola a te. Ma infatti ho paura che dopo la nostra diretta nessuno va a comprare la rivista perché abbiamo raccontato... Scusa, sto parlando troppo, allora non dico... Comunque sì, per leggere questo articolo ci aiuta a capire proprio a disfare questo mito del Donbass che è stato creato anche e soprattutto nell'Unione Sovietica. Quindi anche questo è uno strumento che poi è stato usato e strumentalizzato in futuro, quindi invito alla lettura, soprattutto anche proprio lei storicamente fa vedere anche di come la presenza magari della lingua ucraina, della cultura ucraina con il tempo diminuiva, ma rimaneva sempre comunque, citando anche gli autori, adesso non vorrei sbagliare perché ho letto il libro, quindi se sto dicendo le cose che fanno parte dell'articolo o del libro, comunque anche di tanti esponenti della nostra cultura come Vassil Stus, che è di Donetsk, per esempio, quindi dire anche semplicemente il fatto di cioè che Donbass era un'entità a sé, perché io certe volte quando sento infatti questo popolo popolo del Donbass. Sì, non riesco. Nota a margine, la città di Donetsk, sia la città di Donetsk che la città di Luhansk sono state fondate una da un inglese e una da un gallese, sì, nell'Ottocento.
E quindi anche questo, anche coinvolgere proprio Caterina quando mi aveva mandato il libro e io stavo cercando ulteriori articoli per inserire, ed è stato, ecco, il tassello che ci manca proprio di disfare questo mito che è molto radicato in, in elementi italiani. Però non vado avanti perché sennò andiamo con i fatti, con il resto, sì. Raccontiamo. Anche perché sul tema potremmo parlare all'infinito e finiremo per soprattutto divertirci a fare l'elenco di tutte le considerazioni assurde che a volte bisogna sentire. Ah, ma il Donbass? Ah, ma... Sì. Un'ultima cosa, che è una domanda che non ti avevo, di cui forse non avevamo discusso, ma che ti faccio lo stesso. Perché in effetti non ci avevo pensato, se non fino a qualche minuto fa, tu ovviamente hai fatto un lavoro di traduzione in tutto questo, e nel senso che tutti questi testi sono stati scritti in ucraino e tu hai fatto il lavoro di traduzione. E volevo chiedere se potevi un po' parlarne in maniera, ovviamente, potremmo fare una live solo su quello, ma... Sì, la cosa più interessante da traduttrice, io a giugno avevo due progetti in scadenza, in chiusura. Uno era l'antologia dei poeti ucraini che uscirà a settembre, che con Ludovico abbiamo già deciso di fare anche una presentazione qua, che per la Mondadori, e l'altro era questo, l'inchiesta. Ma dopo aver tradotto le poesie, che tu quando traduci le poesie dall'ucraino all'italiano e stai davvero, senti come il cervello sta facendo le modifiche veramente dentro per entrare per capire come rendere quelle tre righe in italiano. Tradurre questi testi è stato proprio un... oltre emozione, quello è stato una cosa principale, però tecnicamente è stato anche abbastanza facile. E poi ho avuto due redattori, sia Christian che abbiamo già citato, Guido De Franceschi, che aveva rivisto tutti i testi. Quindi dopo la poesia, questa tecnicamente è stata una davvero passeggiata. Ma purtroppo c'è stato il lato emotivo che poi ti lascia dentro. Ma quando il testo mi arrivava in ucraino, lo traducevo in italiano e lo passavo avanti nella redazione di Christian e Guido, e sentivo che mi dicevano che funzionava, che coinvolgeva, che piaceva, che scoprivano le cose nuove, allora ero molto contenta di aver azzeccato sia gli autori che i temi, e questa prima reazione era davvero importante. È stato un lavoro di squadra, un ottimo lavoro di squadra, perché comunque avevamo un certo tot di simboli che non potevamo magari qualcosina tagliare, modificare e combattere per ogni frase di lasciarla, però è stato davvero un lavoro di squadra. Bene, ti ringrazio su questa nota. Fino adesso non ho visto particolari domande dal pubblico, e comunque siamo oltre l'ora e 40, quindi non vogliamo abusare della pazienza. Spero di non aver parlato, di non aver rivelato troppo del numero, però vedo che moltissime persone in chat chiedono dove comprarlo, eccetera. Quindi con questo chiudere. Esatto. Fare. Innanzitutto, Steve, ringrazio quelli che veramente hanno assistito a questa live, e perché poi Ludovico voleva fare una domanda e alla fine non abbiamo avuto il tempo di come parlare sull'Ucraina al pubblico italiano. E perché comunque avere questo numero non è un'abitudine, diciamo, è proprio una
un fatto più unico che raro nell'editoria italiana e forse anche il primo fatto sistemato così. La mia risposta è continuare sempre a parlare e andare a cercare dei progetti di qualità, perché la qualità, gli ucraini, la cultura ucraina ha la sua qualità e presentandola in una maniera giusta, diffondendola al mondo, potrebbe funzionare, finalmente funzionare, e magari in altri paesi un po' più facile. In Italia è assolutamente difficile di presentare qualsiasi cosa ucraina, e quindi speriamo che questo sia proprio uno degli inizi, perché oltre alla copertina, che è un quadro, e tutti i contenuti che hanno introdotto i nuovi nomi per i lettori italiani, ma anche proprio il contenuto di per sé, il tema, i temi di quali si è parlato, è davvero importante e, come l'avevo già detto, più unico che raro. Quindi questi sono gli strumenti per me con i quali bisogna parlare. Alzarsi anche alle 6 del mattino e fare la diretta alle 7:10 con la rubrica di Radio Radicale, ma anche avere 2 o 3 progetti in parallelo, tradurre e avere come risultato questo. Intanto potete trovare questo qua, l'Inchiesta Magazine, bello, con delle foto di Stanislav Senek e i nostri contributi, in edicola a Roma e a Milano, in tutte le stazioni, in edicola delle stazioni centrali e in edicola degli aeroporti, e potete ordinarli sul sito dell'Inchiesta, arriva velocemente a casa, e quindi è lì che vi aspetta. Esatto, e hai ragione, sì, è un lavoro che richiede tempo e che va fatto nel lungo periodo. Io sicuramente mi rendo conto, ad esempio, della differenza enorme tra quanto accade in Italia, quanto accade dove vivo in Regno Unito, perché molte cose proprio non ci sono in italiano, molti testi, molti articoli sul tema non li trovi in italiano, quindi se, a meno che non vada a cercarseli nelle traduzioni inglesi, non sono semplicemente accessibili, e questo è un problema. Su questo tema l'Italia sembra sia alcuni anni, se non alcuni decenni indietro, però anche per questo siamo qui. Infatti anche ad essere qui. Sì, grazie di cuore a Liberi Oltre, la redazione ucraina che non molla, no. E anche paziente con tutte le date, scadenze e tutto il resto, e presto torneremo con l'antologia dei poeti ucraini, anche con il mio collega Alessandro Achilli. Sì, quello assolutamente è un appuntamento che dobbiamo organizzare e che consiglio a tutti di non perdere, perché sarà davvero interessante. E poi a settembre si lancia l'Inchiesta dedicata all'Ucraina, proprio una sezione dedicata all'Ucraina, e poi sì, da sabato ci sarà un diario in diretta da un viaggio verso casa. Va bene. Grazie a tutti, grazie, un grazie particolare a te Irina e a Christian, che non è più qui con noi adesso, ma che è stato con noi per un'oretta all'inizio. Se siete arrivati solo ora potete recuperare dall'inizio e vedere la parte dell'intervista anche con Christian Rocca dell'Inchiesta. Grazie a tutti, buona serata, buonanotte. Grazie. A presto.